Che si tratti dell'ultima apparizione pubblica dell'estate o dell'anticipazione delle prossime mosse politiche, l'attacco serale di Antonio Tajani sta per avere un impatto significativo, in particolare all'interno del partito Lega. Con l'arrivo della stagione politica che coincide con il periodo di preparazione per le elezioni europee del giugno 2024, il leader di Forza Italia sembra voler stabilire chiaramente cosa sarà, o non sarà, accettabile nella politica dell'Unione Europea. Nel contesto del Festival La Piazza, Tajani, ex commissario dell'Unione Europea e presidente del Parlamento Europeo, ha affermato: «Ho trascorso 30 anni in Europa e ritengo di conoscere meglio di chiunque altro ciò che accade a Bruxelles in Italia. È impensabile che si possa formare una maggioranza nelle istituzioni europee che includa AfD e il partito della signora Le Pen. Questo implicherebbe l'inclusione di due dei principali alleati europei della Lega di Matteo Salvini, che a sua volta è alleato a Roma con il partito di Silvio Berlusconi. Tajani, che ha da poco assunto ufficialmente il ruolo di leader di Forza Italia, sembra voler mettere in risalto la componente moderata del partito, sia in Italia che a livello europeo. Ha chiarito che non intende escludere Salvini, ma ha sottolineato che l'unica maggioranza possibile a sinistra è quella formata da popolari, liberali e conservatori. Tajani ha anche espresso pesanti critiche nei confronti degli alleati tedeschi della Lega, definendo ripugnante un leader politico che suggerisce che i bambini disabili non possano frequentare le classi con gli altri, definendo tali affermazioni di sapore nazista. La risposta di Salvini non si è fatta attendere. Dallo stesso palco pugliese, ha sottolineato l'importanza dell'unità del centrodestra anche a livello europeo e ha criticato l'idea di respingere alleanze con altri paesi europei. Ha difeso la Le Pen e ha criticato le politiche di Macron e dei socialisti europei. Salvini ha anche affrontato l'altro argomento di confronto con Tajani, la questione della liberalizzazione dei porti italiani, avvertendo sull'ingresso di presenze cinesi e sottolineando l'importanza di cautela. Il clima di competizione tra i due vicepremier sembra essere in aumento al ritorno dalle vacanze estive, mentre il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è chiamato a fare scelte importanti in vista della ripresa delle attività politiche. Iscriviti al canale.